Finisce 0-0 all'Adriatico tra Pescara e Genoa, ma le emozioni non sono certo mancate. Il Genoa logicamente ha giocato con maggior decisione, con più convinzione. Il Pescara ha fatto appello all'orgoglio, deciso a concludere questo torneo con dignità. I rossoblù di Simoni hanno comunque sprecato parecchie occasioni per far bottino pieno. C'è stata praticamente una sfida a distanza tra Pruzzo e il portiere pescarese Piloni, che ha dovuto neutralizzare alcune conclusioni insidiose del centravanti, una in particolare alla mezz'ora. In precedenza Damiani, apparso in forma strepitosa, si era visto ribattere una botta vincente dal corpo di Motta. Il Pescara non è stato a guardare e con Grop al 32esimo ha avuto una ghiotta occasione, ma l'ala ha graziato Tarocco, che aveva sostituito l'infortunato Girardi. Al 35esimo e al 37esimo ancora di fronte Piloni e Pruzzo e ancora successo del portiere abruzzese. Poi, al sesto della ripresa, occasione più grossa per il Genoa. Fa tutto Damiani, che in posizione felice batte a rete. Piloni devia sul palo, riprende ancora il numero 7 rossoblù e la sfera fa la barba alla traversa. Insiste il Genoa e al 20esimo è Castronaro a chiamare Piloni ad un difficile intervento. Il Genoa spinge ancora sull'acceleratore, ma il Pescara con qualche contropiede si fa intraprendente, specie sul finire, quando Zucchini non arriva a concludere in gol per un soffio. Per il Genoa un punto prezioso per la classifica e soprattutto la conferma di chiari sintomi di ripresa. Per il Pescara una prova dignitosa, come imponeva il copione.